Allora, partirei ovviamente dal regista Lenne, mi ha colpito molto l'uso della colonna sonora e come sei riuscito a beccare, a convincere Shiro Sakaguchi. Sagisu. E diciamo abbiamo. Prima di tutto mi sono confrontato appunto con le cose che mi hanno cresciuto nell'audiovisivo, no? Cioè il film d'animazione, eccetera. E quindi quando uno realizza un'opera prima spesso ci sono banalmente pochi soldi, quindi riuscire a capire come essere se stessi e cercare degli escamotage il più possibile. E mentre montavamo il film, ancora non avevamo un musicista, montavamo con le colonne sonore di Evangelion. E io ho detto, vabbè, proviamo a comprare alcune tracce. E poi ho detto, ma proviamo a sentire il musicista, magari ha interesse nel costruire, esatto, nel comporre qualcosa. E ovviamente la difficoltà era che il musicista, essendo giapponese, non, era difficile riuscire a reperire un contatto o una struttura. Ma per fortuna il produttore tedesco Wim Wenders stava girando Perfect Days quei giorni in Giappone. E quindi il produttore di Perfect Days conosceva Shiro e veramente per un caso estremamente fortuito in 24 ore siamo riusciti a incontrarci, a parlare del film. E riconoscere quanta influenza c'era da parte sua nel film, diciamo nell'Oriente in generale, e quanto lui riceveva pure dal film e da qualcosa che invece cioè era come vedere un po' dei suoi figli indiretti, se vogliamo, no? Quindi ha riconosciuto subito questa paternalità, se vogliamo. Assolutamente. Per voi tre invece, come avete costruito i vostri personaggi? Avete seguito Alain, come ci avete lavorato prima di andare sul set? Personaggio, se vuol dire che quello era il mio, quindi io non ci ho avuto proprio da lavorarci sopra, sì, ma soltanto per un fattore di girare, ma per entrare nella parte, cioè, ti dico la verità, no, alla fine mi sentivo io, ero libera, Autobiografico. sì. E io ho cominciato a capire il personaggio piano piano, molto, molto lentamente. Questo mi ha dato un tempo interiore per provare a comprenderlo il più possibile. Sono partito all'inizio della sceneggiatura, dai primi provini che facevo. Poi, quando ho letto la sceneggiatura, ho visto la seconda parte del film, ho capito la deriva che prendeva il personaggio. Ho incominciato a farmi tutta una serie di domande poi. Anche banalmente sul tuo futuro, io penso che tutti e tre hanno un po' un legame appunto con la generazione del film stesso, cioè Federica fa parte del rosone dei ragazzi che intervistavo mentre scrivevo, non so, tipo circa 6 anni a intervistare vari ragazzi per capire il loro rapporto sia col tempo che con la società intorno. L'ho intervistata la prima volta che aveva 14 anni e non ho mai pensato che facesse lei il film, se vogliamo, no? Però a un certo punto siamo andati a ripescare quei ragazzi che appunto erano cresciuti e mescolandoli e riconoscendo cosa c'era dei personaggi. In Enrico c'era sicuramente una domanda esistenziale maggiore rispetto a me, invece Zack che aveva voglia di emergere veramente come un bambino che gridava a mamma guardami se Sì. vogliamo, no? Beh, il personaggio sì, lo capisci subito, poi il giorno per giorno non ci devi tanto pensare, vivi, giri a braccetto con loro due e stai su quel filo che pian piano oscilla. L'estetica rimanda a volte all'Eric Clarke, un po' a Harmony Korine, a tante cose. Che sono i tuoi riferimenti? Ma i riferimenti sono partito da tutto ciò che mi aveva cresciuto in relazione anche ai mezzi. Io quello che ho visto tantissimo è come hanno assorbito in Giappone, per esempio, le camere digitali e l'uso della macchina da presa in dei film intorno agli anni 2000, come Blue Spring di Toyoda o appunto anche i film live action di Anno. Cioè hanno veramente un rapporto estremamente, cioè hanno compreso il mezzo del digitale, forse perché appunto essendo produttori stessi delle macchine da presa sono riusciti subito a legarci e cercare una grammatica in quello, quindi la partenza era quella di chiedermi ho questi strumenti, dove
per raccontare una storia, non sto scegliendo di raccontarla altri attraverso altri strumenti, quindi cercare di spingerli al massimo e cercare di dargli insomma un'identità, insomma, se vogliamo, cioè fare una riflessione proprio stessa sul mezzo, cioè sul girare con una macchina presa compatta, digitale, ma per la sala, per un'esperienza che sia quella della relazione con le immagini, col suono all'interno di una sala. Quindi era... Ma il rapporto con Vinventors invece da dove nasce? Nasce dal grazie al produttore più giovane del film, che è Giorgio Gucci, che ho conosciuto durante il propedeutico al Centro Sperimentale. A me al Centro Sperimentale poi sono arrivato settimo, non mi hanno preso, ma ho conosciuto Giorgio. E Giorgio lavorava all'interno di Fandango e già ha cercato di portare il film in Fandango. Cioè diciamo, Giorgio ha cercato di mettere in piedi questo film, cercando anche un equilibrio tra vari produttori giusti, perché diciamo che fare l'opera prima, la cosa più importante è trovare il produttore che non tanto che capisca il film, perché spesso a volte ti trovi produttori che dicono tu hai capito più di me, quindi ci fidiamo, facci capire sempre di più questo. E quindi era trovare un po' un equilibrio fra varie identità, e in questo caso c'era Fandango e Domenico Procacci e Laura Polucci che davano la loro esperienza di produttori di opere prime in Italia e anche un po' più sperimentali, se vogliamo, e Giorgio, che aveva la mia stessa età e capiva magari alcune altre dinamiche, anche esigenze su come girare o dove girare e come. E appunto Giorgio contattò Wenders banalmente con una mail, che però in quel caso lui stava girando il documentario su Papa Francesco, e quindi in realtà la produzione, assistenti ci dissero subito assolutamente no, vuoi parlare del Vaticano, no, non esiste, non faremo. Invece Wim ha letto comunque il film e dopo, nel weekend, sembrava subito di averlo capito, ha detto ho capito, cioè nel senso non c'è un attacco politico o contro la religione, cioè è veramente un rapporto più di un grido d'aiuto verso un'istituzione che è quella che poi ci ha educato. Quindi lui ha capito subito il film, ha voluto farne parte, ci ha dato il contributo artistico anche nelle stesure della sceneggiatura, perché poi da quando è entrato Wim sono passati circa un anno e mezzo, due, quindi è stato un po' riuscire a trovare tre identità produttive che facessero parte tutti e tre per un pezzettino poi quella che era l'identità del film. Fantastico, grazie mille. Grazie a te.